siamo in una contraddizione, nel senso che da un lato l'Africa quest'anno si sviluppa bene, dopo la East Asia è la zona del mondo che cresce di più, e dall'altro lato è in una tragedia umana incredibile, perché parte da livelli talmente bassi, ecco, quindi da un lato tristezza e dall'altro la speranza, ecco, siamo messi così e lasciamo stare le analisi che se ne sono fatte tante, ma qui veramente quando si dice ma facciamo un grande piano per l'Africa, qui per farlo bisogna mettersi insieme cinesi ed europei, è possibile? Non lo so, forse è un sogno, ma è realisticamente una cosa intelligente, nel senso che i cinesi stanno investendo massicciamente in Africa, ma stanno cominciando anche a avere dei problemi e hanno bisogno anche in futuro dell'Africa, perché non hanno né materie prime, né cibo, né energia a sufficienza, e la prendono dove c'è, cioè in Africa. E dall'altra parte l'Europa, che è ancora il trader più importante con l'Africa, è divisa in mille fette, no? Ogni paese ex coloniale ha i suoi paesi e non agisce a livello continentale. Allora tutti avremmo interesse, se avessimo intelligenza politica, a fare qualcosa insieme. Io mi auguro che un giorno o l'altro questo lo si capisca.